Acchiappa Mazzarri che si fa espellere perché così non si fa la prossima partita. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Dai amici bellini, io lo so che voi state pensando, ma come Zerbin? A me non sorprende perché basta ascoltarlo Mazzarri per capire. Io sono più concentrato, voglio capire la posizione di Gagliardini che sembra centrale di difesa, che poi segue Raspadori. Un occhio, vediamo. Poi Zerbin è, diciamo, è simbolico perché il numero 23, siamo nell'anno del 2023 che sta finendo, il 23 è l'anno in cui abbiamo vinto lo scudetto, 23 la maglia con Scem. Scrivete sotto nei commenti 23, che non deve essere il finale del 2-3 la partita, perché io ho detto che secondo me si fanno 3 gol. Non so in che configurazione oggi. Oh Lok. Bravo Zerbin. Bravo Lobo. Vai fino in fondo. Oh, tiro, 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 Anghissà. Proprio il tiro piano piano. Mannaggia. Vai Anghissà, dai, 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 bello tosto. Zerbin. Spintarella. Telecronista di Paramount l'ha proprio detto. Ha detto: non c'è più la paura a venire a giocare in questo stadio. Le squadre non temono. Vai Zerbin, mettila bene. Ah, io lo chiamerò Zerbin perché così lo chiamano qua. Zerbin. Raspa. Attenzione, perché c'è tutto questo spazio? Maronnami. No, mamma mia, l'avevo vista dentro. Si è buttato dentro a Kvara. Vai, vai, Raspa. Vai, Kvara. Bravo. Vai, Annacci. Tre ore. Prega per noi, Don Raffaele. Che bello quando lo stadio è pieno e sarà una bolgia per spingere i nostri a buttare il cuore oltre l'ostacolo. Mario Rui, space to move into. Kvaratskhelia accompanying him. Kvaratskhelia now driving it D'Ambrosio. Kvaratskhelia taking a detour. This is Zombogisa. Again, Monza make the block. Bah! Siamo al 30° minuto, no? Io voglio dire, a parte la noia mortale, ma secondo voi Mazzarri dirà che abbiamo fatto comunque un buon primo tempo con un pressing alto? Oppure è la fine del mondo? Che stiamo lì ad aspettare che si girano il pallone loro e non succede niente di niente? Siamo arrivati molto bene nell'aria, si arriva facile, si arriva al tiro e non siamo incisivi? Oppure non si sta facendo proprio niente? Niente! Bisogna vincere per forza oggi, per forza! Con un autogol, con quello che volete voi! Ma questo non cambia che l'analisi deve essere fatta e questa squadra non è possibile che stia così in campo, non è logico! Vabbè, era fuori aria il fallo di mano di Gagliardini, lo dovevi dare, ma... Siamo al 35esimo e... Chi segue le mie reaction sa che io anche durante le sconfitte io dico spesso bravo, bravo, questo mi è piaciuto, vai! Quante cose ho detto oggi? Quante volte l'ho detto? Due volte? Tre? Ma Gagliardini che non è capitano, perché va a protestare e a parlare con l'arbitro a ogni fallo? Dai Zerbin! No! Anghissà! No! Di là! Mannaggia! Era buono, non era fuori gioco. Anghissà ci ha tirato un gol. E questo fa salire assai gli XG, perché era molto vicino. Stanno a leggere buoni gli XG. Bravo Zerbin, vai, vai fino in fondo. Provaci, mamma mia. E io, vi ricordate? Ah, Juan Jesus titolare. E Juan Jesus fu il migliore del Napoli. Zerbin è il migliore del primo tempo del Napoli. Capiamoci, siamo onesti. Ci sta mettendo voglia, ci sta mettendo grinta. Poi magari è scarsa, vabbù. Ma è il migliore. Vai Kvara, ce l'hai Maron! Di tanto così. Signori, lasciate i like, perché il secondo tempo sarà sicuramente tutta un'altra storia. I like, ma i like, ma li pretendo, perché su queste reaction stanno venendo i tifosi avversari che si leccano i baffi. I like. Dai, tutto molto meglio, ma sicuro al 100%. Vai Rachmani, Fallo, rilerà. Rachman. Dai ragazzi, calci piazzati, perché mi sa che è l'unica oggi. Vai Raspa. Solo.
Carboni solo al centro dell'area. Dai, 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 bravi, bravi. No, Kvara, no, no, no. Era buono l'1-2 con Raspadori. Ci ha tirato un gol Buris. Bravo Mario Rui. Vedo Meret che si tocca. E ho letto pure che Gollini è infortunato. Oggi ne abbiamo convocati 4 di portieri. Vi prego, attenzione. Birindelli, no. Marona, mi Meret. Bravo Meret. No, no, Marò, Colpani. Origo, lo sapevo. Ma come si fa? Ah, Zielinski, Zielinski che si dorme là. Netto, netto il rigore, netto. Il giallo per il capitano che parla. Vabbè. Meret, sì! Pigliatevela con Meret. Di Lorenzo. Si è incazzato Di Lorenzo. Ah, dai, dai, adesso la reazione furiosa di quelli che vogliono vincere. Non lo possiamo vedere il replay della trattenuta su Juan Jesus? No. Bella palla di Kvara, vai Serbin! Maronno, Rukarman! Ve l'avevo detto, Meret. Nikita Conti, di cui si dice un gran bene. Dalli, maronami. No, no, voi dovete... Bravo, sì, Gaeta. Voi dovete vedere Lindstrom come faceva la corsa avanti ad Anghissà. 76esimo e 40 secondi. No, 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 eh. Mamma mia, mamma mia! Bravo Mario Rui ancora! Sei l'unico che tira la testa calma! Vabbè, c'era un fuorigioco di 3 anni, per essere onesti. Tutti ammoniti quelli che sta mettendo a destra Palladino, eh? Primo tempo, secondo tempo, questo Cittadini pure ammoniti. No, Kvara, no, no, no! No, non devi reagire, no! Acchiappa a Mazzarri che si fa espellere perché così non si fa la prossima partita! Mamma mia, mamma mia, mamma mia! Buffonata di Mazzarri, buffonata! È cambiato Mazzarri, ha studiato, è cambiato proprio a livello caratteriale. Bravo Rachmani. Signori, Simeone si è fatto un'altra partita tutto quando coppa panchina. Questo era un giallo proprio su Ciurria, proprio netto. Cioè, lo tiri e mentre lo tiri gli dai un calcio. Bello Lindstrom, vai alla grande. Continua, non ti fermare! E la palla di Mario, ah, il movimento di Simeone, c'era! Bravo Simeone, Gaetano! La tu tiro un mock! La tu tiro un mock! Maronna mia, chi lo ce l'ha rata? Ma veramente Lindstrom ha fatto colpe testa all'indietro e ce l'ha rata a kill! Mamma mia! Mamma mia che ha combinato di bello, mamma mia! Fermato il gioco quando loro erano in attacco per... Mamma mia, mamma mia! Mario, Mario, no! Mario, non protestare, sei diffidato! Ti prego, ti scongiuro! Guarda anche sa, Gesù! No, no, no! No. Bravo Juan Jesus. Bravissimo Juan Jesus. Benissimo. Doveva arrivare il primo pareggio per Mazzarri dopo 5 sconfitte e 3 vittorie. Ne andiamo a parlare live perché mi dovete spiegare 2 cose. No.